Siamo di nuovo nel comizio, la piazza a nord del foro che era la sede delle attività politiche e giurisdizionali del popolo romano. Qui aveva luogo quindi l'assemblea, qui avevano luogo, avevano sede i tribunali e qui era la curia, la curia ostilia, l'antica sede del senato romano. I rostri occupavano la parte sud della piazza, cioè appunto la tribuna destinata agli oratori, e accanto ad essi la grecostasis, cioè la sede destinata agli ambasciatori stranieri. Questo naturalmente nel III secolo a.C., quando il comizio assunse la sua forma definitiva. È chiaro che oggi si tratta di una situazione totalmente diversa a quella di età imperiale. Quindi il comizio assunse la sua forma definitiva, come dicevamo, proprio al momento della prima guerra punica. E proprio della prima guerra punica e delle guerre puniche successive parleremo nella puntata di oggi, il cui titolo è Delenda Cartago. Qual è l'origine di questa inimicizia tra Roma e Cartagine? Bisogna intanto dire che fra le due città non ci fu sempre solo inimicizia, ci furono trattati, lo abbiamo visto, ci fu anche una alleanza al momento della guerra contro Taranto, quando Cartagine aiutò Roma notevolmente. In realtà poi i motivi di certi fatti storici, che noi saremmo propensi a spiegare con motivi razionali, o almeno che per noi sono razionali, nel mondo antico trovano spesso spiegazioni di tipo mitico. Spesso allo storico antico interessa l'aition, la causa prima, l'origine, e l'origine prima dell'inimicizia tra Roma e Cartagine era vista appunto nel passaggio di Enea a Cartagine, nell'amore tra Didone ed Enea e poi nell'abbandono da parte di Enea. E da qui la maledizione della regina abbandonata che si sarebbe suicidata. Come si sa, questo ha ispirato Virgilio, che ne ha fatto una delle più belle pagine del quarto canto dell'Eneide. Ascoltiamone un passo da Gianna Piaz. Dire vendicatrici, dei d'Elissa che muore, accogliete voi questo. Voi col pio nome perseguitate i colpevoli e udite le nostre preghiere. Seppur deve giungere al porto quel maledetto, se deve toccare la terra. Così vuole il fato di Giove, fisso è questo termine. Oppresso però dalla guerra d'un popolo audace, ramingo dalla città, strappato all'abbraccio di Iulo, mendichi aiuto, veda strazio orrendo dei suoi. Quando anche di pace umiliante ai patti si pieghi, non goda del regno, non dell'amabile luce, ma cada avanti il suo giorno su nuda terra, insepolto. Chiedo questo, quest'ultima voce col mio sangue e fondo
e voi tiri per sempre la stirpe e tutta la razza tormentate con l'odio queste inferie al mio cenere. Offrite nessun amore mai, nessun patto tra i popoli. Ma il nostro inguaribile razionalismo non si contenta di spiegazioni mitiche, vuole spiegazioni scientifiche. E per questo, per aiutarci in questo, abbiamo qui con noi il professor Giancarlo Susini, professore di storia romana all'Università di Bologna. Buonasera, professore. Buonasera, collega. Ecco, dovendo parlare delle guerre puniche, come ora faremo, naturalmente c'è una domanda che è il perché. Ma ci sono altre domande altrettanto importanti che sono dove e quando. Un episodio lungo, le guerre puniche nella lunga storia di Roma. Tre guerre, due assai, ciascuna delle quali assai lunga, e vinte da Roma dopo una serie di disavventure e di rovesci, e la terza invece, subito dopo la metà del secondo secolo, la terza invece risolutiva, brevissima, che si conclude, come tutti sappiamo, con la distruzione di Cartagine. Le cause. E le cause, io credo la causa prima vada cercata nel fatto che bisogna essere padroni del mare di casa. Ma prima di far questo, in un certo senso dobbiamo presentare i due contendenti. Roma cominciamo a conoscerla. Cartagine dobbiamo conoscerla. Per far questo abbiamo qui con noi il professor Giovanni Garbini, professore di filologia semitica all'Università di Roma, che appunto ci presenterà Cartagine. I cartaginesi erano discendenti di un gruppo di fenici che sul finire del IX secolo a.C. avevano lasciato la Fenicia. La Fenicia è la regione che corrisponde all'attuale Libano, nel Mediterraneo orientale. Essi erano partiti da Tiro, avevano probabilmente toccato Cipro ed erano venuti nell'attuale Tunisia, presso sul Golfo di Tunisi, per fondare la loro città, alla quale diedero il nome di Cartagine, che significa la città nuova. Un città nuova che in un certo senso però indicava anche una nuova capitale. A questo punto bene, Cartagine è insediata tra l'altro in un posto strategicamente formidabile al centro del Mediterraneo, in un porto naturale come la Baia di Tunisi, estremamente difesa, in questo punto dove appunto l'acropoli della Birsa domina il Golfo e dove del resto diciamo il porto era stato migliorato con operazioni artificiali, questo splendido porto circolare appunto delle navi militari che è stato scavato di recente. Ma questa posizione non giustifica da sola tutto, anche se per un popolo commerciante evidentemente è una posizione chiave. Comunque quasi subito i cartaginesi entrano in stretti rapporti con per esempio con gli Etruschi e con i Greci di Focea, e del resto hanno anche fatto subcolonie in Sicilia e Sardegna, mi sembra. Sì. È un fatto che non soltanto i cartaginesi, ma tutte le popolazioni fenicie che si erano trasferite in Occidente, appena insediate nelle nuove terre, incominciarono per conto proprio l'attività commerciale, marinara ovviamente, che li aveva caratterizzati in precedenza. Per cui sia le colonie siciliane, in particolare Mozia, che ci ha dato... nell'isoletta di fronte a Marsala, e che ci ha dato dei importanti resti archeologici, e specialmente quelle della Sardegna, Tarros e Nora in particolare, sviluppano dei larghissimi commerci che ovviamente avevano come controparti i Greci di Sicilia, gli Etruschi, e poi più tardi i Romani. Questo fece sì che si instaurassero dei rapporti di concorrenza, ma con una concorrenza ben concordata, contrattati tra cartaginesi ed etruschi prima, cartaginesi e romani più tardi. Ecco, questa è la situazione, diciamo, al momento in cui Roma entra in contrasto con Cartagine. Forse intanto si dovrebbe dire che si è molto parlato, per esempio, De Sanctis, nella storia dei romani, dei cartaginesi come un popolo che non avrebbe dato nulla alla cultura. Beh, nel caso dei fenici possiamo dire che almeno una cosa hanno dato, l'alfabeto. Naturalmente, perché i fenici spetta, questo lo diceva già Plinio, il merito di aver inventato l'alfabeto. Le cose stanno in una maniera leggermente diversa, si tratta di questioni molto complicate, ma l'insieme della realtà è che veramente
noi dobbiamo ai Fenici l'invenzione di questo modo molto pratico di scrivere. Ecco, e invece un aspetto negativo che viene sempre sottolineato dalla tradizione, no? È questo, così, i cartaginesi, i Fenici uccidevano i bambini. Ecco, forse questo che ha dato origine anche a quel mito di Moloch, tutti ricordiamo Cabiria, no? In cui si vede questo mostro che ingoia bambini. Sì. Ecco, cosa c'è di vero? Di vero c'è tutto, perché è un fatto che i cartaginesi, come del resto prima di loro i Fenici, avevano l'usanza di uccidere dei bambini molto piccoli. In genere, dagli scavi archeologici abbiamo visto che si tratta spesso di feti o di bambini di pochi giorni, ma questo avveniva una volta ogni tanto, per ragioni in genere piuttosto particolari. Soltanto che quando noi scaviamo i Tophet, quelle aree sacre in cui venivano sepolti i resti di queste piccole vittime che erano prima uccise e poi bruciate, trovandone una notevole quantità, abbiamo l'idea di grandi stragi. In realtà si trattava di sacrifici molto radi che venivano, tra l'altro, regolamentati da leggi cittadine proprio per curare una non eccessiva denatalizzazione. Ma era per un motivo demografico, rituale, religioso, tutto questo insieme? No, era un motivo esclusivamente religioso. Si trattava di un modo piuttosto barbaro, dal nostro punto di vista, di chiedere una maggiore fecondità. Ringraziamo il professor Gabbini per questa spiegazione che è stata molto utile in questo momento, perché possiamo ben dire che l'altro termine, l'altra controparte delle guerre puniche, appunto i cartaginesi, che conoscevamo così male, adesso finalmente la conosciamo molto meglio. E prima di andare avanti sul resto delle guerre puniche, però faremo una breve pausa per esaminare un documento eccezionale, un documento che è sicuramente autentico e che descrive il periplo di un gruppo di navi cartaginesi comandate da Annone, documento che fu inciso in fenicio e in greco sulle porte di un tempio di Cartagine e c'è rimasto. Questo periplo racconta appunto il viaggio che questo gruppo di navi fece al di là delle colonne d'Ercole lungo le coste dell'Africa, probabilmente fino al Golfo di Guinea. Il testo ci è rimasto, lo ascolteremo ora nella rielaborazione di Ezra Pound. Piacendo ai cartaginesi, Annone che spinga oltre i pilastri di Ercole un'armata di 60 navi per fondare città fenice. Ogni nave 50 remi, in tutto uomini e donne 3.000 a bordo, con provviste d'acqua e di grano. 2 giorni oltre Gibeltara fondammo in ampia pianura Tumiateion e puntando ad ovest giungemmo a Solois, un promontorio coperto d'alberi. Enta Hieron Poseidonos. Verso il sole per un giorno e mezzo. Lungo il mare trovammo paludi e canneti mormoranti. Qui gran torme d'elefanti e molte altre belve selvagge con essi. Costruimmo Caricon, Gitte, Acra, Meli, Arambo. Queste le città. Poi giungemmo a Lixos. Il fiume sgorga dall'alta Libia. Là Lissiti. Cowboy serranti ed amici. All'interno gli etiopi vivono con bestie selvagge, isolati dai monti di Lixos, e vivono anche strani uomini che corrono più dei cavalli. Giungemmo al Corno d'Occidente, l'isola che chiude il porto, e di giorno vedemmo soltanto foresta, di notte i fuochi, suoni di piffero su piffero, il suono sempre più alto, cimbalo su cimbalo, il tamburo di legno e di cuoio batte, 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 rumore per far paura. Gli indovini ci dissero di partire. Fuggimmo da quella fragranza di fuoco. Le fiamme sul mare, impauriti, fuggimmo. Di notte la terra coperta di fiamme, sugli altri un pilastro di luce bruciava contro il cielo e le stelle. Di giorno il pilastro era su un'alta montagna che qui chiamavano il carro di Dio. Dal fuoco in 3 giorni giungemmo al corno sud, la laguna, l'isola della gente pelosa e selvaggia che le guide chiamavano gorilla. Uomini non prendemmo, ma 3 donne. Gli uomini si arrampicarono sugli alberi, piovvero pietre, ma prendemmo 3 donne che mordevano, ci davano unghiate, non volevano. Le abbiamo uccise e scuoiate. La pelle portammo a Cartagine. Non andammo oltre in questo viaggio. Non bastavano le provviste. Ma veniamo ora alle guerre puniche e cominciamo dall'inizio, cioè
l'origine della prima guerra punica. Il casus belli è il controllo dello stretto di Messina, in particolare le vicende interne di Messina, dove il potere era stato preso da un gruppo di mercenari di origine campana, i Mamertini. Tra i Mamertini esistevano due fazioni, una filo cartaginese ed una filo romana. Entrambe le fazioni lottavano per un intervento o dei cartaginesi o dei romani per assicurare definitivamente il possesso della città da parte loro e per contrastare quello che in Sicilia, oltre al dominio sulla parte occidentale di cui si è già parlato da parte dei cartaginesi, era il potentato più importante, il principato di Siracusa, allora impersonato nella figura di Gerone II. Dalle guerre puniche si combattono, direi, soprattutto, principalmente per mare, proprio perché i cartaginesi dominavano quel mare dal quale i romani li volevano spossessare. Ed è perciò che il primo autentico episodio che mette i romani nella condizione e nella speranza di risolvere positivamente il loro conflitto con Cartagine è la battaglia che la da poco creata flotta militare romana ebbe con la flotta cartaginese a Milazzo e che si risolse in una disfatta per la flotta cartaginese. Fu la prima vittoria romana per mare. Ma su questo, sulla navigazione, del resto non solo sulla navigazione nel periodo delle guerre puniche, ma su tutta la navigazione romana fino all'età imperiale, adesso dovremo vedere un inserto molto interessante e che sarà guidato da Rossana Podestà, che diciamocelo è sempre una cosa molto piacevole. L'espressione Mare Nostrum nacque da un'esigenza di sicurezza, di vita, quella stessa che impose la legge del navigare necesse est. Siamo al Museo delle Navi di Fiumicino e le imbarcazioni che qui sono esposte sono del III secolo d.C., e cioè posteriori di circa 500 anni alle guerre puniche. E tuttavia questi relitti ci servono, cioè ci aiutano, ad aprire un discorso sui romani e il loro rapporto con il mare. Prima di tutto dobbiamo dire che per i romani la navigazione era più che altro una necessità, più che una vocazione. Infatti, i romani erano degli agricoltori e dei pastori. Con l'espansione della loro fortuna nel Mediterraneo, e soprattutto quando dovettero affrontare Cartagine, furono obbligati ad apprendere la tecnica delle costruzioni navali e l'arte marinara da altri popoli, i Volsci, gli Etruschi, i Punici e i Greci. E come al solito, dopo aver curiosato, guardato, perfezionato gli insegnamenti degli altri, divennero una potenza anche sul mare. I relitti che vediamo sono delle navi commerciali impiegate per la navigazione marittima. Ma come erano queste navi romane? Ecco, lo chiediamo alla dottoressa Santa Maria Scrinari, sovrintendente all'Antichità di Ostia. Dottoressa, allora, come erano le navi romane? Bellissime. Erano come quelle che vediamo nella moneta di Nerone a dimostrazione dell'apertura e dell'inaugurazione del grande porto di Claudio. Queste navi erano di diverse taglie, naturalmente, come è dimostrato da questa piccola flotta, unica al mondo, che abbiamo conservato in questo museo. Nascevano da un semplice scheletro, costituito da quercia liccina, da legno quindi molto resistente, molto valido, con degli elementi poi connessi di pino e di larice a seconda della richiesta altezza degli elementi di struttura. Nascevano su questa ossatura che portava, ridossata alla linea della carena e alla posizione delle ordinate maestre, la grande carcassa del fasciame. Il fasciame poi serviva a collegare i diversi ponti
e si alzava di sponda in modo proporzionale alla lunghezza e alla larghezza dell'invaso dell'imbarcazione. Ma la lavorazione di questo fasciame era particolare? Era particolare, era un fasciame trattato a paro, cioè veniva lavorato ad incastro, e a penne che si inserivano l'una nell'altra ed erano saldate da una particolare tessitura lignea che alla francese si chiama mortase e tenone, in italiano abietta e cavicchio. Questi cavicchi di legno che saldavano asse con ordinata erano a loro volta ribattuti da chiodi in ferro e in bronzo laddove era richiesta una maggiore elasticità della struttura. Dottoressa, ci può parlare un attimo delle strutture esterne? Cioè, che aspetto avevano queste navi? I mastri calafatori erano bravissimi e con il filaccio chiudevano tutte le fessure tra le assi e poi le trattavano, le calafatavano, cioè le trattavano a catrame. E il vogatore, il governator, aveva una posizione speciale? Sì, era una posizione preminente, dominava sia il grande invaso della nave, sia l'orizzonte, perché doveva governare la nave, quindi stava a mezzo busto, sotto la sua protetto dalla sua coppa, a poppa, e manovrava i grandi remi timoni, i due o uno o due remi timoni che soli dirigevano la navigazione della nave. Sorretta poi dalla vela, ecco, la vela quadra. La vela quadra portata dall'albero al punto direi proprio dinamico dell'asse della chiglia, della carena, albero che era contrastato da un albero minore, l'attuale trinchetto, cioè l'artemo, che portava la vela, la piccola vela triangolare che seguiva la direzione della nave e quindi ne regolava l'andatura, mentre la grande vela quadra regolava il suo ingresso al porto, era la grande vela latina. Dovevano essere bellissime. Meravigliose. E in poi più con tutti i colori, è vero, e i simboli che erano su queste vele, mantenute ancora oggi dai vecchi caicci di Chioggia. Tutta la grande, il grande colore del mare Mediterraneo era sulle navi antiche. La ringraziamo moltissimo. Arrivederla. Ma quanto poteva durare un viaggio? Sembra che da Rodi ed Alessandria si impiegassero 3 giorni. E da Brindisi a Corfù 9 ore. I naufragi erano molto frequenti e perciò si cercava di sfruttare il periodo migliore che andava dalla prima metà di marzo fino ai primi giorni di ottobre. Per la navigazione e per la rotta si seguiva il corso del sole e delle stelle. In teoria tutto ciò che era trasportabile poteva essere caricato sulle navi. Si portavano perciò statue, obelischi, colonne, vasche da bagno in marmo e poi anche oggetti delicati come le ceramiche, i vetri, stoffe pregiate e soprattutto le derrate alimentari, fra cui il grano. Il trasporto del grano, per esempio, raggiunse proporzioni enormi. Arrivati al porto di Roma, venivano trasbordati dalle navi onerarie in barche di capacità uguale e risalivano il Tevere per alaggio, cioè con l'aiuto di animali da tiro, e giungevano a Roma città. In questo piazzale, chiamato Piazzale delle Corporazioni, qui ad Ostia Antica, avevano sede gli uffici di numerose compagnie di trasporto marittimo e delle rappresentanze commerciali delle più lontane città dell'impero. Davanti ad ogni, chiamiamolo così, stand, gli armatori avevano rappresentate in mosaico la propria insegna. Qui si contrattavano perciò tutte le spedizioni e gli imbarchi. Ma i porti com'erano? Questo bellissimo plastico riproduce gli antichi porti di Ostia. Questo è il bacino esagonale, il porto di Traiano. Si tratta di un porto a bacino chiuso che offriva un ancoraggio sicuro con qualsiasi tempo. E intorno vi erano tantissimi edifici che potevano ospitare tutti i servizi commerciali. A sinistra il porto di Claudio, costruito prima, con il grande faro all'ingresso. I fari romani erano di solito delle torri a base quadrata o poligonale, a piani sovrapposti, sull'ultimo dei quali ardeva una fiamma che, col suo fumo di giorno e la sua luce di notte, serviva di guida ai naviganti. Il modellino che vediamo è il faro romano di Dover, che nella realtà era alto 28 metri. Questo è il modellino di una nave da guerra romana, detta anche nave longa.
Per poter competere contro i cartaginesi, i romani furono obbligati a potenziare la loro flotta, costruendo navi munite del famoso corvo, inventato da Caio Duilio. Questo corvo serviva a facilitare l'arrembaggio. Era una passerella mobile, con cerniere alla base, e all'estremità superiore aveva un rostro appuntito. Lasciando cadere la passerella, il rostro forava il ponte della nave nemica e l'agganciava per permettere l'assalto dei soldati romani. A quanto pare, la lunghezza della nave doveva essere di circa 70 metri e la larghezza di 8. E oltre ai rebatori, imbarcava circa un centinaio di soldati. Questi soldati non erano dei veri e propri marinai, ma fanti di marina. E il risultato poi era questo, che invece di combattere una vera e propria battaglia navale, combattevano una battaglia terrestre, però sul ponte della nave. Ma andiamo adesso a questa fase della Prima Guerra Punica, che è appunto questa serie incredibile di battaglie navali, che ne fanno forse anche del resto, a detta degli stessi greci che se ne intendevano, le più grandi battaglie navali dell'antichità. Ma fu forse proprio a causa di questa disciplina, di questa tenacia dei romani nell'imparare l'arte marinara, il modo di navigare con una flotta militare, che la loro inventiva giunse a quei corvi, giunse ad inventare quei corvi di cui si è già parlato e che sono l'elemento tecnico decisivo nella battaglia di Milazzo. E poi di nuovo battaglie navali, fra cui una indubbiamente di grandissimo rilievo sulla costa meridionale della Sicilia, a Capo Ecnomo, una battaglia che di fronte all'Africa, di fronte al mare d'Africa, aprì ai romani le vie dell'Africa. I romani comparvero a Malta e di lì a poco portarono un esercito in Africa, comandato da Attilio Regolo. È il momento critico dello svolgimento della Prima Guerra Punica, il momento nel quale realmente, per riprendere un'espressione polibiana, realmente i contendenti si trovano col fiato corto. Ci sono anche trattative di pace che però per diversi motivi non giungono a buon risultato e si ha la sconfitta di Attilio Regolo, narrata con dovizia di particolari dagli scrittori. È un elemento importante la sconfitta di Attilio Regolo, perché per i politici di Cartagine significò, e per gli strateghi di Cartagine, significò quello che la vittoria romana a Milazzo aveva significato per i romani. I romani capirono di poter vincere per mare e i cartaginesi, dalla sconfitta di Regolo, capiscono di poter battere quella potenza continentale già in qualche modo famosa, di poter battere per terra i romani. Ma la guerra si risolve ancora una volta per mare con la battaglia delle isole Egadi, definitivamente risolutiva del conflitto, tanto che Cartagine fu costretta ad accettare le condizioni di pace imposte da Roma, che impongono una serie di clausole, fra cui l'abbandono totale della Sicilia, dove però resta ancora quel principato di Siracusa, quel principato di Gerone II, che aveva saputo abilmente destreggiarsi nelle vicende tra i due stati. Cartagine deve pagare anche un grosso tributo. In qualche modo si può dire il vincitore è a pieno titolo, il vincitore della Prima Guerra Punica è a pieno titolo Roma, che soprattutto si assicura il possesso della più grande isola del Mediterraneo, e cioè della Sicilia. A Cartagine i Barca erano una delle grosse famiglie che si contendevano e gestivano il potere. Sarà proprio Amilcare Barca che elabora il progetto Spagna, cioè una rivalsa economica e territoriale da compiersi però nella penisola iberica, in quella penisola dove le ricchezze minerarie erano ingenti, dove si poteva ricercare il piombo, l'argento. Anche i romani mirarono a un certo momento alla Spagna, l'argento era a loro essenziale anche per la coniazione del loro denario, e lo stagno, elemento importante ovviamente per la fusione del bronzo, e poi successivamente anche l'oro. E sarà proprio in Spagna che
gli interessi delle due potenze, Roma e Cartagine, verranno nuovamente a conflitto, in quanto Roma aveva sempre più assunto la difesa e il protettorato degli interessi delle città greche, delle coste del Mediterraneo, per esempio di Marsiglia e delle subcolonie di Marsiglia, interessi che erano ormai da lungo tempo minacciati, insidiati dalla espansione della potenza cartaginese. Ma con la Spagna siamo ormai alle soglie della seconda guerra punica e il casus belli sarà veramente collocato in Spagna, a Sagunto. Ma per parlare meglio e avendo davanti un quadro più chiaro di tutto ciò, è bene avere davanti una carta che mostri la Spagna e soprattutto la posizione di Sagunto, la quale appunto è a sud dell'Ebro, e anche questo è un elemento importantissimo per quanto diremo. Certamente molte miglia a sud dell'Ebro, il fiume che rappresentava la linea che secondo il compromesso, l'accordo di compromesso raggiunto tra Cartagine e Roma, tra le sfere di influenza reciproche nella penisola iberica, doveva costituire il confine tra le due potenze. Sagunto quindi, trovandosi a sud dell'Ebro, veniva coinvolta nel giuoco politico delle due potenze, in quanto era legata a Roma da un trattato di garanzia. I cartaginesi, volendo dominare Sagunto, questa stupenda, importante roccaforte sul Mediterraneo, di cui ancora oggi si ammirano le vestigia che vanno dall'età punica fino all'età araba, Sagunto, attaccata dai cartaginesi, invocava direttamente l'intervento romano. Sono avvenimenti dell'anno 219, sono l'inizio della seconda punica, che ha appunto quindi come sua origine questa discussa questione della legittimità dell'azione di Cartagine e d'altro canto della legittimità o meno dell'intervento romano. Un grande esercito cartaginese è pronto, secondo il progetto Spagna, per marciare contro i romani. Questo esercito non è più al comando di Amilcare Barca, ma del figlio di Annibale, il giovane figlio che già si presentava come un grande condottiero ed un capo politico d'eccezione. Sulla giovinezza di Annibale e sui motivi che lo portarono in seguito all'educazione che gli ricevette a odiare così profondamente i romani, ascoltiamo un passo dalla vita di Annibale di Cornelio Nepote. Io ero un fanciullo di appena 9 anni, quando mio padre Amilcare, prima di partire come generale per la Spagna, offrì a Cartagine un sacrificio a Giove Ottimo Massimo. Mentre si compiva il sacro rito, mi domandò se io volessi partire con lui per quella spedizione. Io accolsi con entusiasmo la proposta e chiesi e richiesi che lasciasse ogni esitazione. Ed egli a me: lo farò se presterai il giuramento che ti richiedo. Nello stesso tempo mi condusse vicino all'altare su cui stava per sacrificare e, fatti allontanare gli altri, volle che io vi ponessi sopra la mano e giurassi che mai sarei divenuto amico del popolo romano. Il giuramento fatto a mio padre lo mantenni fino a quest'età, e in modo che a nessuno può sorgere un dubbio circa la mia costanza di sentimento per l'avvenire. Perciò, se nutri buone disposizioni verso i romani, sarà bene che tu non me lo faccia sapere. Ma se ti prepari alla guerra e non ne affidi il comando a me, sarà tuo danno. Con l'espugnazione di Sagunto comincia la lunga marcia dell'esercito di Annibale verso l'Italia. Quasi 50.000 uomini di terra, di fanteria, circa 10.000 cavalieri, un centinaio di elefanti, valicarono prima i Pirenei, poi, con alcuni accorgimenti di ingegneria militare, il Rodano,
Poi le Alpi, dove giunsero verso la fine del settembre del 218, quando le Alpi erano già innevate. Valicarono le Alpi in un passo ancora oggetto di discussione, forse il Monginevro. La traversata fu difficile, gran parte degli elefanti perirono. Poi imboccarono i soldati di Annibale la valle del Po e conseguirono i primi risultati militari contro i Romani al Ticino e alla Trebbia. Nello stesso anno nel quale i Romani avevano fondato due città importanti della Valle Padana, Piacenza e Cremona, volendo con ciò sistemare politicamente ed economicamente l'Italia del Nord. I cartaginesi suscitarono molte simpatie tra i Galli, che vennero così arruolati nelle loro milizie, e poi Annibale puntò verso l'Appennino e l'Italia del centro. Quello che può definirsi l'autentico genio militare di Annibale si manifesta soprattutto nelle sue battaglie. Prendiamo per esempio il caso della battaglia del Trasimeno. Io ora disegno la linea settentrionale della costa del lago. Naturalmente è la terraferma antica, perché nella realtà oggi la linea di costa è spostata considerevolmente più a mezzogiorno con questa punta. Tuttavia non è detto che nell'antichità questa fosse acqua, probabilmente, anzi quasi certamente, era palude. Poi vediamo ora la linea dei monti. Ecco, disegniamo così, in questo modo, se vogliamo, un poco sbrigativo, la linea dei monti. Quassù vediamo la città di Cortona. Qui potremmo disegnare altri abitati, ricordare altri abitati. Ricordiamo per esempio a questo punto l'abitato di Tuoro. Ecco, ed ora veniamo alla dinamica delle operazioni militari. Annibale scende in vista di Cortona, giunge al lago, passa questa strettoia che porta ancora oggi il nome di Malpasso, entra quindi in questo lobo pianeggiante compreso fra le colline e va ad attestarsi in un punto indeterminato delle alture presso Tuoro, e pone il suo accampamento a fuochi accesi, cioè bene in vista. Un giorno, due giorni dopo, il console Flaminio, che comandava l'esercito romano e che lo tallonava attendendo eventualmente il momento opportuno per attaccare battaglia, fa la stessa strada. Flaminio, quindi, dicevo, compie lo stesso tragitto in una mattinata alle prime luci dell'alba del giugno 218, quando dal lago era sorta una nebbia che in qualche modo rendeva poco possibile vedere a grande distanza. S'accorge tuttavia della presenza dell'accampamento cartaginese pressa poco in questa posizione, dà l'ordine alla sua colonna di fermarsi, ma non aveva compiuto questa operazione che dalla boscaglia dei monti che digradano verso il lago i guerriglieri galli, gli irregolari galli che erano al seguito dell'esercito di Annibale, sbucarono e gli tagliarono la retrovia. E qui i cavalieri numidi, la cavalleria di Annibale, che era acquattata nelle prime pendici del colle, attaccò i Romani, mentre Annibale con gli africani e gli spagnoli scendeva dal suo accampamento. La manovra per Flaminio fu impossibile, anche perché la cavalleria di Flaminio si buttò sì in quella che credeva la pianura e che invece era una palude, e i cavalieri, gravati delle loro corazze, affogarono nel lago e fu il massacro.
Annibale, invece di puntare su Roma, raggiunse l'Adriatico e poi scese verso la Puglia, dove l'anno dopo, nel mese di agosto, si combatterà un'altra grande battaglia a Cannae, la battaglia che segnò una autentica disfatta per l'esercito romano. Le grandi battaglie del passato, con le loro migliaia, anzi nel caso delle guerre annibaliche addirittura decine di migliaia di morti e di feriti, dovevano porre gravi problemi medici e soprattutto chirurgici che dovettero essere risolti in vario modo. Non sappiamo bene per quest'epoca, più tardi anche le legioni romane, i loro accampamenti, erano dotate di veri e propri ospedali da campo, come è stato dimostrato tra l'altro da scavi di accampamenti romani. La medicina greca del resto era arrivata a Roma molto presto, come sembra dimostrare l'esistenza di un culto di Apollo medico nel Campo Marzio fin dal V secolo a.C. Ma nonostante che tradizionalisti come Catone facessero finta di disprezzare la medicina greca, è chiaro che già in pieno III secolo, già dall'inizio del III secolo, questa era solidamente installata a Roma, quando appunto il culto di Esculapio, l'Asclepio greco, il dio della medicina, arriva a Roma nel 292. Dopo una pestilenza, una nave romana si reca ad Epidauro, nel Peloponneso, un serpente che evidentemente il dio stesso sale a bordo della nave, la nave giunge a Roma e il serpente sbarca sull'isola Tiberina, dove più tardi sarà eretto un tempio, il tempio di Esculapio, di cui non resta quasi nulla, anche se l'isola conserva vari residui, vari resti antichi, come i due ponti che la collegano verso, con il Campo Marzio e con il Trastevere. La punta dell'isola a valle era occupata dal tempio nella zona dove ora la chiesa di San Bartolomeo all'isola. Il tempio appunto oggi è scomparso, ma resta la prua di travertino che trasformava in qualche modo l'isola in una nave, ricordo della nave che aveva trasportato a Roma il serpente, sulla prua di travertino di Tartaro Repubblicano, all'immagine del dio, con il suo attributo, il bastone con il serpente appunto. Nella chiesa di San Bartolomeo, che occupa il luogo del tempio, un pozzo alto medievale occupa forse il luogo di una sorgente sacra già nota dall'antichità. Ma quali furono le conseguenze della battaglia di Cannae? Le conseguenze furono pesanti. Anzitutto la disfatta di Cannae recò un grosso colpo alla credibilità dell'apparato militare romano. E poi ci fu in gran parte la fuga delle città italiane dal campo romano. Molte delle città italiane ebbero dubbi, aprirono le porte al nemico, chi tirò su nuove mura, chi smantellò le vecchie. Si creò in molte città, Taranto, Capua, Siracusa, un partito filo romano, un partito filo cartaginese. Poi ci fu la riscossa di Roma, una riscossa che si prepara lentamente e che, a mio parere, va distinta in due serie di avvenimenti. Anzitutto la tattica della defatigazione, dello stancare Annibale, dell'inseguirlo nel suo lungo peregrinare per l'Italia del Sud, nel tagliargli i rifornimenti. Ed ecco qui l'episodio della battaglia del Metauro, della sconfitta di Asdrubale, l'episodio del fallimento dello sbarco di Magone a Genova. E una tattica questa che in fondo era già cominciata prima della battaglia di Cannae, in quei mesi in cui Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, un grande personaggio della storia romana, aveva ricevuto quella magistratura, quell'investitura di magistratura eccezionale che è la dittatura. E poi l'altra linea di condotta dei romani, che vale a loro per superare la crisi, è il garantirsi, consiste nel garantirsi su tutti gli altri fronti. Ecco, i romani giungono a recuperare la Sicilia battendo quella grossa base fortificata che era caduta, era ormai nelle mani dei cartaginesi, che era Siracusa. Siracusa, il cui
perno delle fortificazioni è costituito dal castello Eurialo, Siracusa difficilissima da prendere, una città contro la quale i romani combattono stringendola d'assedio per quasi 3 anni, dal 213 al 211. La presa di Siracusa sancì il recupero quasi integrale della Sicilia ed è l'opera di un altro generale romano, un altro esponente del ceto militare romano di questi tempi, e cioè di Marcello. Marcello, il conquistatore di Siracusa, è definito da Plutarco la spada di Roma, e in questa stessa forma simbolica Fabio Massimo è definito lo scudo di Roma. Ma in effetti Marcello, dopo la presa di Siracusa, si lasciò trascinare dal suo carattere focoso e Annibale lo attirò in un'imboscata dove egli fu ucciso. Bisogna dire che anche in questo caso emerge il carattere generoso, nobile di Annibale, che restituì le ceneri del suo nemico ai romani. E a Roma furono celebrati solenni funerali e il corpo di Marcello fu seppellito nella tomba di famiglia lungo la Via Appia, non lontano dalla tomba degli Scipioni. L'avvenimento conclusivo della guerra annibalica, della seconda guerra punica, si consumò nella piana di Naraggara, il nome della località dove realmente accade la battaglia, che però porta più comunemente il nome di battaglia di Zama, dal luogo dove era collocato uno degli accampamenti di Annibale. Nell'ottobre del 202 i romani vinsero questa grande battaglia grazie anche ad accorgimenti tecnici, ad un'autentica riforma della tattica, che consentiva cioè di far passare attraverso le schiere romane in retrovia gli elefanti punici di prima schiera e a renderli in certo qual modo quindi imbottigliati e inoffensivi, e anche attraverso l'aiuto, il soccorso potente che i numidi, che da tempo sotto la guida di Massinissa erano contro Cartagine ed alleati di Roma, recarono a Scipione. In effetti, accanto ad altri elementi, uno degli elementi centrali, dei dati centrali che permisero ad Annibale di avere ragione della legione romana, e direi in particolare la grande mobilità che rappresentarono gli eserciti di Annibale, è dovuta particolarmente alla cavalleria numidica, questa cavalleria africana, appunto con cavalli velocissimi, che i romani subirono molto prima di trovare le contromisure. E la contromisura fu la stessa cavalleria numidica, del resto, perché sappiamo che gruppi almeno di cavalieri numidici disertarono ai romani, poi i romani riuscirono a fornirsi anche loro, per cui a un certo punto riuscirono a ristabilire l'equilibrio, e poi alla battaglia di Zama i cavalieri numidici erano le due parti, e poi del resto anche in successione sappiamo che ci fu questa alleanza tra romani e stato numidico. La pace porta conseguenze pesanti per Cartagine, anzitutto la alienazione completa della flotta militare, il pagamento di un gravosissimo tributo e poi delle conseguenze politiche, dei ceppi politici considerevoli. Le conseguenze in Italia sono gravose. L'Italia è per gran parte distrutta, lo spopolamento anche per gli eccidi, le morti, lo spopolamento è considerevole. Finisce anzitutto una certa Italia, l'Italia degli orgogli tribali e cantonali, l'Italia delle piccole città arroccate dentro le mura sulle vette, e si propaga il latifondo, si diffonde la pastorizia. Cade l'uso della piccola fattoria del vecchio agricoltore,
si dà la via a nuove industrie agricole, a nuove aziende agricole. Tutto questo comporta, tutta questa nuova economia comporta una forza lavoro che può essere assicurata solamente dalla mano d'opera servile, cioè dagli schiavi, e allora nuove guerre, e allora eserciti per condurre queste nuove guerre, guerre per conquistare quelle regioni che sono il polmone demografico, capace quindi di assicurare questa mano d'opera, guerre per proteggere, guerre anche per assicurarsi dei grossi bottini. Nonostante la durissima sconfitta, Cartagine risorse, ma risorse più che altro su un piano economico, non certo su un piano militare. Cartagine non era più in grado di mettere in pericolo Roma. Nonostante questo, ci fu la Terza Guerra Punica. Ecco, qual è la spiegazione, o almeno le possibili spiegazioni che si possono dare di questo episodio? A questa domanda si può rispondere ricordando un altro quesito. Ciò che si chiedevano i romani proprio nella prima metà del secondo secolo, tra la seconda quindi e la Terza Guerra Punica, si interrogavano sul modo come organizzare e governare quell'immenso mondo che erano venuti a controllare, se cioè direttamente, con un dominio diretto, o come per esempio sostenevano ancora col loro managerialismo illuminato gli Scipioni, attraverso una rete di controlli, di trattati, di presidi. C'è da dire che in entrambi i casi, con entrambe le soluzioni, entrambe le strutture, la crescita economica di Cartagine era un inceppo. Ed ecco così si spiega quella clausola che ebbe tanta fortuna di Catone, quella con la quale concludeva la maggior parte dei suoi discorsi in Senato, delenda Cartago. Ecco, sentiamo questo passo che ci è riportato da Plutarco. Si racconta che Catone, al termine del discorso, gettò indietro la toga e lanciò in mezzo all'assemblea un fico di Libia che aveva portato appositamente. Stupore si levò da tutti i banchi. Tanto il frutto era grande e bello. E Catone disse: il paese che li produce è a 3 giorni di navigazione da Roma. Ancora più stimolante fu l'altra sua famosa trovata di aggiungere da allora in poi a qualsiasi dichiarazione di voto su qualsiasi argomento il seguente ritornello: inoltre, io sono del parere che Cartagine debba essere distrutta. Viceversa, quando era chiamato a pronunciarsi Publio Scipione Nasica, terminava la sua dichiarazione dicendo: io sono del parere che Cartagine debba restare. Probabilmente Catone s'accorse che il popolo da tempo commetteva molti eccessi. Insuperbito dalla prosperità raggiunta, recalcitrava all'autorità del Senato. Perciò volle imporre la paura di Cartagine come un freno che moderasse la baldanza delle masse. Stimava la città nemica non abbastanza forte per sopraffare i romani, ma abbastanza forte perché se ne dovessero preoccupare. Ecco perché si dice che Catone è l'artefice della terza ed ultima guerra contro Cartagine. Questo era un passo tratto dalla vita di Catone, di Plutarco. L'assedio di Scipione Emiliano, il nipote adottivo di Scipione Africano, durò alquanto a lungo, la resistenza fu estremamente accanita e si concluse con una conquista praticamente casa per casa, prima del porto, poi della città, poi dell'acropoli, la Birsa, che, in cui si erano asserragliati gli ultimi difensori del tempio, appunto, che sorgeva sulla Birsa. La narrazione di Appiano, soprattutto, che ci è rimasta, era estremamente tragica, ci mostra appunto questa ultima disperata difesa che è il sistematico avanzare delle legioni che appunto conquistano queste gigantesche case di Cartagine, di 6 piani, che costituivano la città ai piedi dell'Acropoli, e i combattimenti si svolgono appunto sia sui tetti che a pian terreno, e questa avanzata sistematica appunto porta i romani fino ai piedi dell'Acropoli. Qui l'ultima difesa si conclude con il suicidio collettivo degli ultimi difensori, uomini e donne, e la stessa moglie del comandante, che si era arreso, uccide i suoi figli, lancia nel fuoco e finisce gettandosi anche lei nel fuoco, suicida come suicida era stata Didone,
quasi simbolicamente, a chiudere questa vicenda di Cartagine. Si conclude così la puntata di stasera. Ringraziamo il professor Susini per la sua collaborazione. E anch'io ringrazio di questo comune lavoro. Speriamo di essere riusciti a chiarire agli ascoltatori linee e fatti di quasi due secoli della storia d'Italia.